Benvenuti alla bellezza viene dal frigo. Oggi mi vedete con questa bellissima collana di peperoni cruschi. Sì, sono dei peperoni secchi, famosissimi, utilizzati tantissimo in Basilicata, ma anche altrove. Che cosa faremo oggi? Un'insalata di arance, finocchi, un po' di olive nere e peperoni cruschi. Non l'avete mai mangiata? Non l'avete mai fatta? Da oggi la ammirete. E poi con dell'arancia, del succo di arancia, una maschera energizzante per il nostro viso. Vediamo subito che cosa ci occorre. Il profumo è inebriante. Puliamo il finocchio, tagliamolo a metà, laviamolo e affettiamolo con la mandolina. Puliamo le arance a vivo. Vi faccio vedere come. Questi scarti non buttiamoli, ci serviranno per il nostro viso dopo. Finocchi pronti, arance pronte, non ci resta che pulire i cruschi. La quantità di cruschi la decidete voi. Io vi dico solo che i cruschi sono come le ciliegie, uno tira l'altro. A casa mia ne devo fare almeno 3-4 a testa, quindi decidete voi. Come pulire i cruschi? Innanzitutto bisogna staccarli dallo spago. Tiriamo ed eccolo. E poi ancora un altro. La collana si rimpicciolisce. Non vanno lavati, vanno spolverati con uno strofinaccio e poi togliamo tutti i semini che sono dentro. Una volta puliti e svuotati dei semini, vanno fritti. Prepariamo un pentolino con olio abbondante, rigorosamente olio d'oliva. Il crusco ha bisogno di olio caldo, caldissimo, ma non esageratamente bollente, e bastano veramente pochi secondi, se no si bruciano e diventano carbonella. Aspettiamo che si scaldi l'olio, prendiamo gli scarti delle arance che abbiamo pulito, un dischetto, quello levatrucco, schiacciamo con una forchetta, prendiamo tutto il succo, tutto quello che possiamo, e lo passiamo sul nostro viso. Viso pulito, non vedete me che io sono un po' truccata, sono truccata. Proprio come se fosse un tonico. Evitate sempre il contorno occhi, il contorno labbra. O se siete dei soggetti allergici, no. Una maschera energizzante. Teniamo sul viso una decina di minuti e poi sciacquiamo e mettiamo la nostra crema.
Se frullate tutto e recuperate tanto succo, potete metterlo nei contenitori, quelli per fare il ghiaccio, e quando avete la pelle molto stanca prendete un cubettino e lo passate sul viso. Sarà una pelle informissima. 10 minuti sono passati, ho lavato il mio viso e con la pelle energizzata vado a friggere i cruschi. Controlliamo la temperatura dell'olio. Temperatura giusta. Alcuni, per dare più croccantezza, subito dopo la frittura li mettono in freezer per qualche minuto, 2-3 minuti. A casa mia si friggono e si mangiano, però vi posso garantire che comunque sono croccanti. I peperoni cruschi devono suonare. Suonano. Ma la ricetta non è finita. Devo ancora friggere le olive nere. Andiamo a comporre il piatto. Ricordatevi di mettere il sale sui peperoni prima di servirli, altrimenti si ammollano. L'insalata di arance con finocchi, olive nere e peperoni cruschi è pronta. Ricordiamoci che la bellezza viene dal frigo.